Buongiorno e buona Befana 2020. Ho appena finito di meditare un po' e nella meditazione mi sono schiarito un po' le idee a riguardo di queste sculture qui. Questa e questa. E ho capito che sono nate male e devono essere distrutte, perché anche se si presentano bene, e non mi dispiace comunque l'idea, sono nate con un difetto, cioè sono nate seguendo un feeling mentale, anzi più che un feeling, un'idea mentale, perché il feeling è qualcosa che si sente. Per cui la decisione migliore è quella di distruggerle. E vedere se da queste sculture può nascere qualcosa di più bello, come è stata la Befana. La Befana ha avuto merito di essere vista l'originale in Creta, che è questa. Adesso l'appoggio qui, non so se si vede. La Befana in Creta è nata seguendo un feeling e si è visto che il risultato, almeno dal mio punto di vista, è soddisfacente, perché volevo fare un piccolo capolavoro ma non pensavo che venisse così bello. Queste sono nate seguendo varie motivazioni, però sono tutte motivazioni mentali. Per esperienza so che mentalmente, quando le cose nascono con poca chiarezza, non hanno mai un futuro degno di essere lavorato, almeno per me, dato che lo scopo della mia vita è cercare di essere soddisfatto di quello che sto facendo. Da questa creta nascerà qualche cosa, se il feeling sarà come per la Befana della pace, in armonia. Allora, la faccio veramente molto corta. Pulisco un po' le mani con la pezzulella bagnata. E a riguardo della presentazione della Befana della pace, no? Dove io, presentandola, ho detto che porta salute e felicità, e chi era interessato mi avrebbe dovuto contattare o telefonicamente o attraverso la posta elettronica, e nessuno lo ha fatto, e io ne prendo atto e rispetto la mancanza di interesse sia per la salute sia per la felicità, perché ognuno di noi è libero di giocarsi la sua vita come meglio crede. I conti ognuno di noi li fa con se stesso e con la vita, perché quando finirà, un piccolo bilancio, un tornaconto lo facciamo tra noi e noi. Sono convinto che se ci dovessimo trovare ad
capire che abbiamo fatto un mucchio di cazzate e una pena dovrebbe essere questa vita, siamo noi stessi che ci daremo la pena di conseguenza per come abbiamo o sprecato o fatto fruttare al meglio la possibilità di essere vivi. Però qualche informazione sulla salute la voglio dare. Ad esempio, vedete questo cellulare? Ha come un francobollo dietro. Questo francobollo qui è un francobollo che non è un francobollo, ma è una protezione dal 5G e anche dal 4G che è già in atto e da tutte le frequenze che inquinano l'atmosfera e che danneggiano la salute degli esseri umani. Io l'ho applicato nel mio telefonino e questo mi protegge per un diametro rotondo di 2 metri per 2 metri. In effetti ho sentito che da quando ho messo questo francobollo il lavorare al computer, avere il telefono vicino non mi crea più quei disagi che mi ero accorto che in qualche modo creava. Un'altra cosa è la soluzione per tutto l'inquinamento che ci piove sia dall'aria con le scie chimiche, sia nei cibi con tutte le schifezze di antibiotici, farmaci che mettono dentro negli allevamenti intensivi o nella coltura delle verdure, che si dice che il nostro corpo non sa come fare a smaltirle, no? Il mercurio, il piombo, le radiazioni, eccetera. Anche per quella cosa lì c'è una soluzione, ed è una soluzione che costa pochissimo perché proviene da un materiale presente nella Terra in maniera massiccia e che si è formato milioni di anni fa. E adesso la stanno un po' scoprendo. Per il momento il grosso della, diciamo, dell'industria che sta sfruttando i benefici di questo materiale, che si chiama zeolite, viene utilizzata nelle lettiere per i gatti per assorbire un pochino l'odore, ma è veramente il minimo. È come dire produciamo il pane solo per poter sentirne il profumo, l'odore, poi il fatto di mangiarlo, alimentarci, eccetera, ammesso che il pane possa fare bene per via dell'amido, il glutine, tutte quelle cose lì, no? E per fare un piccolo paragone. E un'altra cosa che è molto importante per la salute e che voglio ripristinare, perché da quando l'ho provata personalmente ho visto un beneficio veramente notevole, ed è assolutamente gratis, ed è l'acqua di mare. E a proposito di questa cosa faccio un appello ufficiale via video, e poi lo chiudo qui, a Massimo Roccia, che ho saputo che ha una barca che usa per andare in giro in mare. E io ultimamente mi facevo sempre questo pensiero qui: voglio andare da dei pescatori che ci sono a Marina di Ravenna e dire quando uscite in mare, no, per pescare, per fare il vostro lavoro, eccetera, mi portate delle taniche di acqua di mare che poi dopo me la diluisco io, eccetera. Poi non ho mai avuto il coraggio, la possibilità di farlo, perché è così, insomma. Però avendo saputo che Massimo Roccia ha la barca, eccetera, gli voglio fare una proposta. Massimo, la prossima volta che vai in barca, se tu mi portassi, dandoti io la tanica da 20 litri, una tanica o anche due taniche da 20 litri di acqua che puoi raccogliere un po' avanti, no? Cosa che si può fare anche raccogliendo la riva, non c'è nessunissima differenza, al di là dei concetti che noi abbiamo, che il mare è inquinato. Sì, il mare è inquinato, tutte le nostre schifezze, ma noi non sappiamo la potenza che ha il mare. Tanto è vero che il pesce ce lo mangiamo, le alghe che vengono dal mare le utilizziamo. Come mai, se il mare è così inquinato, non ci facciamo scrupolo di mangiarne i frutti ittici e vegetali, no? Comunque, al di là di questo, non voglio convincere nessuno, ognuno si gioca la sua vita come vuole. Io ci tengo alla mia salute
e aver saputo che ci sono delle possibilità per mantenerla al meglio spendendo niente nel caso dell'acqua salata, o veramente molto poco con le zeolite e veramente anche molto poco con questo francobollo, che è solo uno degli aspetti, non dico che cos'è perché non devo vendere niente a nessuno, se qualcuno è interessato mi contatta e io glielo dico, se no statevene tranquilli a credere che cosa è buono per voi, che io sono felice, voi siete felici, la natura è felice, siamo tutti quanti felici, la Befana è felice, siamo tutti felici, perché ognuno si può spendere la vita come meglio crede e come è giusto che sia. Per cui a Massimo Rossi gli voglio dire: magari se vuoi vengo anch'io in barca con te, ma se ti dà fastidio che io posso essere lì e parlarti eccetera, se tu mi fai questo favore di portarmi dietro una tanica o due di acqua di mare salata, io in cambio ti do una, non questa, una Befana della pace che ho già prodotto, che credo che ti piaccia visto che hai messo dei mi piace quando la facevo vedere. Per cui questa è l'offerta che io, la richiesta che faccio a Massimo Roccia in questo giorno della Befana, per poter fare un regalo a me stesso, che sono uno dei cattivi, non è che mi considero un buono, io sono uno dei cattivi nella triade di cui io, quando ho fatto i miei post, ho elencato tra i buoni, i brutti e i cattivi. Io sono un cattivo. Per la società sono cattivo, io sono attualmente condannato, sono condannato per offesa alla pubblica decenza per avere osato fare un dissequestro del sequestro che hanno fatto delle mie opere d'arte che loro hanno giudicato come non degne di essere al mondo. I vigili urbani, i pretori, i giudici, questi grandi esperti di arte, no? Loro hanno deciso che io non sono un artista, per cui di fatto ufficialmente sono un cattivo. Allora, da cattivo, siccome i cattivi e i criminali dentro di loro non è che per questo si suicidano, no? Dicono la vita arriva lo stesso, il respiro arriva lo stesso, il creatore tiene in vite sia i criminali secondo noi, sia i buoni secondo noi, il sole abbronza tutti, sia i buoni che i criminali. Io faccio parte di questa categoria che, anche considerandomi un criminale, una persona non a modo, che fa dell'arte anche sconcia, anche imbarazzante per alcuni, è giusto che rientri in questa categoria dei cattivi. Per cui qui finisco il video con l'appello a Massimo Roccia, se mi può dare una mano ad avere questa acqua di mare, se lui poi non può, sicuramente la maniera per procurarla c'è, perché il mare è talmente grande, però in questo caso mi farebbe piacere, perché Roccia lo conosco da quando sono un ragazzino e abbiamo condiviso delle esperienze di lotta per tanti anni. Tutte le volte che lo vedo mi fa piacere, perché nel suo selvaggio è un puro. Roccia, sei un cattivo puro e mi piaci, mi è sempre piaciuto, specialmente tra virgolette da gangster, veramente. Carmelo Bene anche sarebbe, come dire, dato a parte. Ok, qui finisco, buona Befana a tutti, se qualcuno vuole prendere informazioni maggiori per mantenere la propria salute mi contatta, se invece è a posto così io sono a postissimo, sono a postissimo. Ciao e buona vita a tutti quelli che sono in grado di potersela vivere. Io finché respiro l'apprezzo. Finché la vita mi viene data l'apprezzo. Quando finirà me ne accorgerò per primo.